qual è? Oh, mi raccomando. Guardate quanta roba è stata raccolta dai ragazzi. Guardate la natura, le olive, tante olive, e ai piedi delle olive i vostri rifiuti, la plastica, il vetro, ancora plastica, carta, sotto le nostre belle olive. Da voi questo? No, è della strada. L'assessore, guardate l'assessore, guardate l'assessore, guardate l'assessore, con i guanti, in mezzo alle frasche. Guardate quanti bustoni raccolti, guardate. Tutti depositati a bordo strada dai ragazzi. Questa è tutta roba che magari qualcuno dei loro parenti o amici o conoscenti o qualche nonno anche ha lasciato. Sì, sì, puoi caricare, puoi caricare. Questo è già il secondo camion, ragazzi. I residui. Grazie. Sicuramente di un fruttivendolo. No, un pochino. Ancora roba di un fruttivendolo. Noi ci stiamo fermando adesso sotto il ponte, dove non potremo raccogliere tutta l'immondizia che c'è, ma vogliamo dare una chiara percezione a tutto il paese.
dello schifo, indecoroso, davvero vergognoso che c'è qui. Rendetevi conto di come trasformiamo le nostre campagne in discariche a cielo aperto. Gruppo giallo, prego, vi fermate un attimo. Al palo, venite, volevo giusto che vi date conto, rendetevi conto di che cosa sono le nostre campagne. Vedete? Prego, siamo in affanno lì, andiamo! Allora, siamo sotto il ponte vicino a Madonna del Piano. Guardate questa, nonostante le tante bonifiche già fatte, guardate. Assessore, mi cadono le braccia. Vedere tanti bambini che vogliono vedere il loro paese pulito, poi arrivare qui e trovare questo scempio, mi viene volta a stomaco, mi viene. Ma ci sono rifiuti di tutti i generi. Rifiuti che per il loro 80% sono riciclabili. Io non capisco il motivo per cui la gente debba venire qui a sversarli. Abbiamo un CCR che funziona, abbiamo una raccolta di tutte le frazioni, carta, plastica, vetro, organico, indifferenziato, che viene raccolta porta a porta, ce la vengono a togliere davanti al muso tutti i giorni. Ma in effetti, scusa Vito, se mi permette, allora qua vediamo subito plastica. Plastica e cartone e vetro. E vetro. E com'è questo? È rifiuto riciclabilissimo. E tutto il resto, è tutto così. Che sarebbe tra l'altro una risorsa per le nostre casse, le casse comunali. Guardate, soldi che plastica tornano nelle nostre tasche. Invece adesso dobbiamo tirare fuori i soldi noi per venire a togliere il rifiuto di qua. Anzi, Francesco, colgo l'occasione per dirti che finalmente l'iter burocratico per la bonifica di tutte queste zone degradate dai rifiuti nel territorio di Bitritto è pronta. Quindi a brevissimo partiremo e puliremo tutte queste zone da questo cesso, sperando che la gente non venga a ributtarne delle altre. Ma spero ancora una cosa di più, che sia la gente che collabori con la pubblica amministrazione, denunciando, se dovessero vedere ovviamente qualcuno sversare i rifiuti da queste parti, le persone, anche in maniera molto anonima, non necessariamente deve essere venire fuori il nome della persona. Addirittura questi sono dei pannelli di celle frigorifere, questa è una cella frigorifera smontata, tolto il ferro che sta intorno, la lamiera, e lasciato. Vabbè, torniamo dai bimbi che ci aspettano là. No ragazzi, non dovete ripulire questa zona, c'è troppa roba, no. Guardate i bambini presi dalla foga di ripulire, si sono catapultati anche su quei cumuli di rifiuti, che sono tanti, però lo spirito dei bambini è stato quello di andare subito verso i rifiuti per recuperare i rifiuti, e questa è una bella cosa. C'è da apprezzare, bravissimi! Altro camioncino pieno. Questo è il quarto camioncino che si riempie. Come piccola!
Allora, in diretta mondiale, la Juve è la squadra più bella del mondo. No, non è vero. Juve sa schifo. Che sa schifo. Che schifo. Ma io non ho una macchina. Noi. Come è Forza Napoli? Noi. Chi ha costruito una macchina? Noi. Con l'immunenza. Hanno assaltato anche i giochi, oltre all'immondizia. Hanno assaltato qua, si riposano un po', si mangia qualcosina. Siamo arrivati alla Madonna del Piano. Don Mimmo, scusami, credo che abbiamo già 4 camion. E stanno, ce ne sono ancora tanti bustoni. Ma tanta roba non siamo riusciti neanche a raccogliere. Vabbè. Impressionante, quando in immondizia ci può essere in una sola strada. È vero. Va bene, va bene. Sì. Va bene, grazie Don Mimmo. Allora, fra poco la Santa Messa, ragazzi. Pian piano tutti arrivano alla Madonna del Piano, ce ne sono ancora tanti. Si fanno anche la posa per la foto ricordo, perché è giusto così che ci sia anche una bella foto ricordo. Pian piano arrivano tutti. No, e non sanno manco di chi sono ormai. Ragazzi, c'è anche chi ricicla i guanti, li rilava e li tiene per il prossimo anno. E a sarti. E dopo la messa è il momento, ci si rifocilla con il cibo e si pranza tutti insieme. Tutti che mangiano. Grazie.